Allora, innanzitutto dobbiamo parlare di territorio, ma più che di territorio parlerei di territori, perché quando si parla di territorio è assolutamente generico, perché poi esiste il territorio, la campagna, esiste il fiume, esiste il lago, esiste la città che è un territorio metropolitano. Allora come trattiamo il territorio metropolitano? Lo trattiamo diverso dalla campagna, dalla collina, dal mare, poi quale mare? Adriatico, la Sicilia, che coste? Bisogna veramente ritornare, come posso dire, a una valutazione e a una valorizzazione, a una reinterpretazione dei territori individuando il genius loci, ossia ridando anima ai territori, se no non andiamo da nessuna parte. Allora se noi riusciamo a dare anima ai territori, riusciamo in un'altra operazione, che è quella di avere una visione unitaria. Se voi guardate, normalmente la gente parla di paesaggio, parla di patrimonio agroalimentare, di patrimonio architettonico, parla del patrimonio della cucina, della tradizione, parla del patrimonio artistico, eccetera. In realtà non sono tutti patrimoni, è un unico patrimonio che dobbiamo vedere con un'unica visione e perciò acquisire una sensibilità e un senso completamente diverso. Perché? Perché abbiamo la formidabile e straordinaria fortuna di avere la varietà di paesaggi e di territori più ampia e complessa che si possa immaginare, perché poi c'è da dire che tutto questo paesaggio, questa differenziazione di paesaggi e altro non è che la storia del lavoro e dell'antropizzazione dell'uomo che ha modificato costantemente tutto quello che lo circonda. Allora noi dobbiamo riuscire nella comunicazione del patrimonio, in questo caso alimentare, comunicare tutto questo. Non devo comunicare l'alimento è un pretesto e per forza deve essere assolutamente formidabile, deve essere assolutamente buono, eccetera, ma quell'alimento deve comunicare la storia di questo genius loci, deve comunicare quel paesaggio, deve comunicare quel patrimonio artistico. Certo che è un'operazione difficile, ma questo è il cambiamento che si chiede, ossia si chiede di reinterpretare costantemente e continuamente ciò che abbiamo. Questo è la tradizione. La tradizione non è qualcosa di fermo. La tradizione è la capacità nostra di reinterpretare. La tradizione viene da tradare, portare di là. Cosa portiamo di là? Qualcosa? La reinterpretazione.